Un caloroso benvenuto al Fuji che questa sera farà da tappa, da scenario al primo round del World Historic Endurance Formula Nation Tour su Project Cars. Ci sarà la live assolutamente con il commento di Lorenzo Brolli e Alessio Pelagaggi. Prima di andare in cabina di commento, di andare in telecronaca, andiamo a illustrare quello che è il circuito giapponese, che è stato tappa anche di vari e numerosi gran premi di Formula 1. In pista questa sera vetture di classe LMP900, le Audi R8 che dominarono nei primi anni 2000 Le Mans, e poi le vetture GT1. In questo caso siamo con l'onboard di Simone Cirillo, che guiderà per tutta la stagione, per tutto il campionato, la Mercedes GT1, rettilineo lunghissimo dove proprio queste vetture raggiungono velocità anche superiori alle LMP900. Si frena a 130 metri per inserire la macchina in curva 1, seconda marcia, attenzione qui alla percorrenza, poi leggera piega a destra per curva 2, terza, quarta e anche quinta marcia, per poi girare in modo abbastanza secco a sinistra, curva 3, attenzione al cordolo esterno che porta molto larghi i piloti se ci si sale sopra, poi curva 4, una curva lunghissima che fa surriscaldare tanto le gomme esterne. Proprio questa curva mette in crisi i piloti, soprattutto in condizioni di bagnato estremo. Poi curva 5, poi 6 e 7. La curva 5 è una curva in cui bisogna sfruttare molto la percorrenza e dare più velocità in inserimento curva possibile. Poi curva 8, si arriva a una chicane, punto di sorpasso principale probabilmente insieme a curva 1. 8, 9, si risale per andare a inserire la macchina nel terzo ed ultimo settore. Curva 10, si prende belli secchi il cordolo, sperando poi anche di non perdere aderenza. 11 e poi 12, tanto sottosterzo in questa curva in salita che si chiude in uscita. Poi l'ultima curva, un curvone spaventoso, bellissimo, che va sfruttato in uscita e in trazione, che poi va a inserire sul lunghissimo rettilineo di questo circuito giapponese, che sicuramente regalerà tante emozioni. Andiamo a vedere il tempo fatto segnare da Simone Cirillo in questo giro. Sarà un 1:33,6, un giro veloce, probabilmente in qualifica ufficiale i piloti scenderanno anche sul 32 alto. Ricordiamo che sono attivi tutti gli aiuti reali, quindi è stato utilizzato il traction control ed è stato utilizzato anche l'ABS. Ora andiamo a vedere quella che è la categoria principale, la categoria LMP900 con la R8 guidata da Simone Casciaro. Vediamo quale sarà e in quanto sarà la differenza sul tempo sul giro. Parte sul rettilineo principale, la retta principale, velocità alta ma non di molto rispetto alle GT1. Diciamo che le LMP arrivano a 2,90 in modo più veloce, ma alla fine la velocità di punta è molto simile. Si stacca molto più tardi ovviamente, 100 metri, prima marcia addirittura, si sfrutta tutta la pista quasi fino al cordolo. Curva 2, quarta, quinta, come potete vedere bene o male gli stili di guida sono abbastanza differenti. Con MP900 si va molto più aggressivi in inserimento di curva, vista anche la maggiore aderenza. Guardate qua la differenza spaventosa in curva 4, poi curva 5, anche con una percorrenza molto buona di Simone Casciaro, che insieme a Fedele si pone come uno dei principali piloti, uno dei principali pretendenti al titolo World Historic Endurance. Si arriva in staccata per inserire la prima marcia, molto aggressivo sul cordolo esterno, seconda, short shift, una guida davvero tanto bella, ma davvero tanto aggressiva da parte del pilota di Pavia. Mai visto così aggressivo come su Project Cars, sinceramente. Vado ad aggredire anche il cordolo in ultimo settore, un po' di sottosterzo anche per lui in questo caso, ma è normale perché è una curva che poi sale e che si stringe in uscita. È già finito, non ce ne siamo nemmeno resi conto. Giro molto molto ma molto veloce, si esce bene dall'ultima curva, guarda. Quinta, poi sesta, si scatenano tutti i 700 cavalli circa della R8 LMP che ha dominato Le Mans nei primi anni 2000. 1:26,0, 7 secondi e 6 più veloce rispetto alla Mercedes GT1 guidata da Simone Cirillo. Non mi resta che darvi gli appuntamenti. Questa sera alle 21 circa partirà la diretta, vi aspettiamo per la 2 ore del Fuji.